Ciao, bentrovati sul mio canale. Come vedete, questo è la home del mio canale. Volevo solo dirvi questo, spendere giusto due parole. Qui trovate, se cliccate qui, viene l'elenco dei video in sequenza dai più recenti. Altrimenti potete andare sulla playlist. La playlist, vediamo, eccola qua. Qui ci sono tutte le playlist. Qui adesso il primo è dolci di carnevale, dovrei spostarlo. Piatti regionali, tutorial, kefir, pie rinfreschi ed altro, vedete, pane con lievito madre. Sì, devo cambiare un pochino, metterlo all'inizio. Comunque trovate, vedete, quindi sono divisi per genere, almeno spero, perché magari qualche errore, quando li metto insieme qualcosa avrò fatto sicuramente qualche piccolo errore. Altrimenti cliccate sul video e qui trovate, li trovate in sequenza, questi sono gli ultimi, vedete, e andate avanti e cercate. Se volete cercare qualcosa, andate sulla lentina, che so, io adesso scrivo una cosa a caso, pizza, ed ecco qua, vedete. Vi appariranno tutti i video di pizza. Bene, adesso seguiamo insieme questo nuovo video. Ciao! Questa è la mia cucciola, eccola qua, poteva stare ancora in frigo perché non sta collassando, vedete, l'ho messa dentro il frigo 2 giorni fa, quindi ancora sarebbe cresciuta un pochino, però adesso la voglio rinfrescare per poter fare il pane. Allora, vediamo come possiamo procedere, la stacchiamo un pochino, possiamo andare tranquillamente con le mani, staccandola così e poi con un movimento di torsione la tiriamo fuori. Ecco qua, guardate, così, e viene tutta su. Ok, adesso la peso, tolgo soltanto la parte superiore. Siccome me ne serve un po' per fare il pane, quindi ne rinfresco 150, che sono 157, ma è lo stesso. Per rispondere a chi mi diceva del barattolo, io non lo lavo sempre, perché volendo, questo se lo pulite, così rimangono i batteri, i microrganismi dentro. C'è uno chef, un grande chef, che dice proprio di non lavarlo, però io lo lavo una volta sì, una no. E adesso lo pulisco per benino con le dita. Ecco qua, vedete, l'ho quasi pulito, diciamo. Posso anche finire di togliere il resto dentro. Posso rimettere la pasta madre, non necessariamente bisogna pulirlo tutte le volte con l'acqua calda, naturalmente senza detersivo. Quindi, dopo aver messo il 50% di acqua, quindi la metà del peso della pasta madre, ci aggiungo la farina, lo stesso peso della pasta madre che ho messo. Questa è pasta madre solida, come sapete, quindi l'idratazione fa il 50%, però io mi tengo sempre un pochino sotto. Allora, una volta pronta la pallina, eccola qua, la divido, quindi una parte la terrò per rimettere in frigo, la metto dentro il barattolo. Eccola qua, poi la copro con pellicola forata con lo stuzzichino e la tengo una mezz'oretta fuori e poi la metto in frigo. Se fa tanto caldo va bene anche subito in frigo, eh. E quest'altro pezzetto me lo faccio lievitare, lo metto a temperatura ambiente, minimo 4 ore, eccolo qua ed è pronto per panificare. Bene, io ho detto 4 ore, ma naturalmente può stare anche 5-6 ore, non succede niente se rinfrescate e poi panificate dopo 5-6 ore. Questa è la farina di tipo 1,
metto anche un po' di germe di grano, giusto un'aranciatina. Metto la farina in autolisi con una buona parte dell'acqua, quasi tutta, e la lascio mezz'ora. Questo procedimento già lo conoscete. Dopodiché ho messo la pasta madre a pezzettini, ho continuato a mettere l'acqua piano piano. Prima di finire l'acqua metto il sale e mi regolo con l'acqua. Se vedo che la farina ne tira ancora, ce la metto. Ok. Una volta incordato l'impasto, lo giro sul piano di lavoro e faccio delle pieghe in questo modo. Bene, ora metto tutto l'impasto in una ciotola dove ho messo un filino d'olio, copro e lascio fino al raddoppio, quantomeno deve crescere, quindi 4-5 ore, dipende molto, come sapete, dalle temperature. Ecco, deve diventare così, vedete? È cresciuto molto, direi che è quasi raddoppiato. Lo giro sul piano. I tempi, come sapete, sono sempre relativi in base alla stagione, sono tante le cose che influiscono, quindi vi dovete regolare con gli occhi. Allora, adesso devo fare 3 giri di pieghe. Qui vi faccio vedere il primo giro. Pieghe a tre, le classiche pieghe a tre. Vedete, l'impasto è molto molto morbido. Quindi l'idratazione direi che è giusta. Per azzardare un'idratazione più alta, sicuramente dovevo cambiare farina. Dipende molto dalle farine l'idratazione. Ok, adesso copro con una ciotola, lascio mezz'ora, faccio un altro giro di pieghe. Questo è l'ultimo giro di pieghe. Quindi è il terzo giro. Potevano abbassare anche due perché vedo che l'impasto durante la prima lievitazione è lievitato molto bene. Anche 2 giri sarebbero bastati. Bene, passato il tempo, passata la mezz'ora dopo l'ultimo giro di pieghe, io farò, divido l'impasto perché farò due tagli di pane. Uno un pochino più grande e un altro più piccolino. Questo in base ai cestini di lievitazione che ho. Qui ci farò un piccolo filone, quindi lo allargo. E poi formo il filone così. In questo modo. Questo pane voglio mettere dei semi, ma li metterò soltanto fuori questa volta, quindi li ricoprirò di semi, poi vi faccio vedere come. Così i semi gli daranno un buon profumo, oltre a quello naturale, che ha il pane con questa farina. Allora, qui ho messo i semi di chia, sapete che fanno benissimo, molto bene, sono pieni di sostanze. E fanno benissimo alla salute. I semi di chia bisognerebbe sempre mangiarli, metterli nello yogurt oppure dentro il pane. Ok, adesso metto dentro il cestino questo piccolo filone. Ecco qua. Questo dovrà lievitare, io credo, altre 2 ore. Adesso mi preparo l'altro pezzo di impasto, ci farò una pagnottina. Ecco qua, vedete, l'ho riempito proprio per benino di semi. Allora, e qui ho questo cestino piccolino, qui invece ci metterò dei semi misti, dove c'è oltre ai semi di chia c'è anche semi di zucca, semi di lino e altre cose che adesso non ricordo.
Poi andrò a leggere, sono dei semi misti per pane, semi biologici. La pagnottina la formo così, avete visto, avvicino i lembi, stringo così, formo un panetto proprio e anche questa lo immergo proprio, faccio attaccare bene i semi così con la lievitazione si attaccano bene. Invece mettendoli soltanto prima di infornare bisognerebbe mettere l'acqua. Comunque sia, poi avrete la cucina invasa da semini, perché un pochino si staccano sempre durante la cottura. Ok, anche questa pagnottina va messa a lievitare. Metto ancora un po' di semini, poi copro con dei teli e lascio 2 ore, 3 ore, dipende, vediamo. Allora, sono passate all'incirca 2 ore e mezza, 3 ore adesso con sicurezza, non so dirvi, poi è di sera, quindi questo pane l'ho fatto tardissimo, proprio quasi di notte, e come avete visto si è gonfiato bene, la lievitazione è al punto giusto, quindi mi sono accesa il forno a 250 gradi con 2 spruzzi di vapore iniziali. Giro tutto sulla carta forno o sulla pala, ormai il mio procedimento lo conoscete, sono abituata così, non mi dite di usare la pietra refrattaria perché la odio, così vado benissimo, il pane mi viene bene, quindi continuo così. Anche la pentola non l'ho usata mai, non ce l'ho, poi se la comprerò farò anche questo esperimento, però non ne sono molto, molto convinta di questa pentola. I tagli potevo anche non farli, però provo a farli, vedete, è molto morbido e difficile anche con i semini. Al limite, una volta infornato, dopo 10 minuti apro a volo e li ripasso, giusto per evitare che si apra in cottura nei punti magari sbagliati. Ok, quando il forno è a temperatura, spruzzo il vapore e vado ad infornare. Ecco, vedete, questo è il momento giusto per intagliare ancora. Scusate. Sì, dicevo, dopo 5 minuti che ho infornato, ho aperto a volo e ho affondato un pochino di più la lametta. Per la cottura 45 minuti bastano perché sono tagli piccoli, con il forno a scalare 250, 230, 220 fino a 200. Ed eccoli, c'è un profumo incredibile, sono da finire oltre mezzanotte passata, quindi l'ho fatto in giornata, dalla mattina sul tardi fino alla sera. Bene amici, adesso una volta freddo provo a tagliare, vediamo com'è l'interno. Eccolo qua, va bene, diciamo che non è molto alveolato, è una farina di tipo 1, è una semi integrale, vedete, però va bene così, quei buconi grandi, questa è l'alveolatura giusta direi, per fare quei buconi grandi bisogna mettere più acqua e quindi la lavorazione è meno gestibile, ma così va bene, così possiamo mettere la Nutella, no? Che dire, anche il pomodoro, il pomodorino, condire il pane col pomodoro e olio, e il nostro olio Evo. Bene amici, io vi ringrazio della visione, ciao a tutti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ciao ciao!